Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona del colore di scrittura creativa. Oggi parleremo di quando la trama è nel dominio dell'ambientazione. Allora, brevissima nota, io per trama intendo la favola quanto l'intreccio. Delle ambientazioni ho già parlato nel podcast precedente, spazi ed ambientazioni e generi narrativi. Il link del podcast lo trovate in descrizione dentro la playlist Introduzione gratuita alla scrittura creativa. Questo podcast faremo alcune riflessioni e guarderemo rapidamente alcuni case of study per cogliere che legami ci sono tra ambientazioni e trama. Un esempio di film o libro in cui l'ambientazione domina la favola, ossia un esempio in cui la favola e l'intreccio sono totalmente dipendenti dall'ambientazione, è The Martian. L'ambiente ostile di Marte, la distanza Terra-Marte, le manovre spaziali di un contesto di hard sci-fi dominano tutta l'opera. È il classico esempio di hard sci-fi con un timing scientifico interno alla favola che ordina gli eventi, mentre tutta la favola è dominata dall'ambientazione marziana ostile. Trasporre la favola sul clima ostile della Luna, ecco, non sarebbe possibile, dato che la distanza Terra-Luna è risibile rispetto alla distanza Terra-Marte con apogeo e perigeo delle orbite che complicano i viaggi spaziali quanto le comunicazioni in un contesto di hard sci-fi. Sarebbe possibile comunque trapiantare il dramma di The Martian anche su, diciamo, altri pianeti o planetoidi più distanti dalla Terra, con, diciamo, accentuando ulteriormente le difficoltà di un ambiente ostile con minor energia solare e un maggiore latenza e più, diciamo, una maggiore difficoltà e minore possibilità di sopravvivenza. Il film Gravity è un altro esempio sul corretto rapporto tra ambiente e trama di hard sci-fi, per quanto ci sia da dire che l'ambiente di Gravity incida sulla trama in modo importante, è però modulare questo influsso, tant'è che Gravity potrebbe essere agevolmente trapiantato con pochissimo o nessun adattamento in qualsiasi altra orbita di un pianeta o planetoide del sistema solare. Se quindi The Martian è un esempio della massima dipendenza della favola intreccio nell'ambientazione, c'è dall'altra parte della bilancia in posizione diametralmente opposta il caso in cui una trama è totalmente indipendente dall'ambientazione, perché ecco, l'ambientazione non ha alcun ruolo e nessun impatto sulla favola ed intreccio. Favola e intreccio che potrebbero essere trapiantati ovunque vi pare, senza che niente nella favola debba essere modificata. Lo stampo di Yancey di Philip Dick, il racconto, ne è un classico esempio. Un altro esempio di racconto di fantascienza con una trama legata all'ambiente è Discesa di Richard Matheson. Avrebbe potuto essere ambientato altrove il racconto Discesa di Matheson. Teoricamente sì, anche in una base lunare alfa oppure in una base marziana beta, ma la parte delle descrizioni sulla Terra nel racconto di Matheson avrebbero dovuto essere ovviamente cambiate e contestualizzate, tenendo conto appunto in altro modo dei panorami lunari o marziani. Inoltre, per la sicurezza di una eventuale colonia lunare o di un'eventuale colonia marziana, ogni base dovrebbe essere sotterranea per difendersi dai raggi cosmici, radiazioni ionizzanti, dal vento solare siderale, quanto dalla caduta dei meteoriti. Quindi la questione principale della discesa del racconto di Matheson sul dramma di andare a piombarsi sottoterra, ecco, sparirebbe di mordente in una ambientazione dentro una base spaziale lunare o una base spaziale su Marte, dato che per essere insediamenti stabili e sicuri già dovrebbero essere queste strutture già dovrebbero essere state concepite e costruite per essere appunto essere in un ambiente sottoterra. Anche Chucky di John Wyndham è un racconto di fantascienza con un ambiente non neutro. Il punto centrale dell'arco del viaggio dell'eroe del racconto si svolge in un fiume.
Non ci sono fiumi sulla Luna o su Marte. Ecco, si potrebbe trasfigurare il fiume in una piscina, che indubbiamente potrebbe esistere come un'opera complessa in una base lunare oppure in una base marziana beta. Base lunare alfa oppure appunto base marziana beta. Ecco, ma verrebbe meno la ragione dell'alieno shock di intervenire per salvare Matthew, dato che una piscina l'acqua è solitamente bassa e comunque piena di gente che sa nuotare, e quindi con la presenza anche di eventuali bagnini. Quindi, trapiantando il racconto shock di John Wyndham su una base lunare o una base marziana, ecco, si dovrebbe necessariamente modificare la parte centrale del racconto, cambiando drasticamente l'evento dell'incidente nel fiume, sostituendolo con qualcos'altro di parimenti rischioso che possa spiegare l'intervento di un alieno. Se si va a vedere il 2001 Odissea nello spazio, anche questa, diciamo, è una trama fortemente collegata all'ambientazione. Indubbiamente trapiantarla altrove sarebbe piuttosto difficile, dato che è modulata sul pianeta Terra, e quindi di conseguenza le ambientazioni sono inchiodate nella trama. Hanno sì un pari peso come tecnologia, personaggi e trama, ma indubbiamente, diciamo, sono tutti fattori che sono inchiodati nel format, e quindi provare a trapiantare 2001 Odissea nello spazio da qualche altra parte perderebbe di mordente, perché appunto è una storia declinata per il pianeta Terra. Ora, e il genere umano. Quindi, tanto più l'ambientazione ha poco impatto sulla trama, tanto più l'ambientazione è neutra, tanto più la trama poggia quindi sui personaggi e sulla storia, con ambientazione e tecnologia che contestualmente perdono di senso, e quindi si perde anche l'etichetta di hard sci-fi. E quindi si può dire che il racconto libro appartiene più alla letteratura di fuga, con una sospensione di incredulità completamente diversa. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.